Finiamo con una nota di colore informale. Miami sano, hai la gara, quindi impegno nel circuito alla mattina, alla sera, durante le prove, eccetera, eccetera. Quando ti mangi la piadina? Io adoro la piadina, quindi la mangerò sicuramente nei giorni prima. Ho dei posti che conosco intorno a Misano dove sicuramente farò visita. Una è la meravigliosa La Casina del Bosco, che non è a Misano ma è a Rimini. Vi consiglio assolutamente di andare perché è eccezionale la piadina. E beh, sì, lì diciamo che il mangiare è veramente di altissima qualità. Un'altra cosa che amo fare è mangiare sostanzialmente sulla spiaggia. E un'altra cosa che mi piace fare lì, che vi consiglio di fare, è correre. Cioè, se siete appassionati di running, correre sul lungomare da Riccione in avanti o da Riccione verso nord o verso sud è una cosa meravigliosa, fatelo. Allora, sei là, trovi una persona che non sa cosa fare quei giorni lì dove c'è la Formula E, come gli diresti, come cercheresti di convincerla per andare a vedere la Formula E? Gli dirò che è la perfetta combinazione, diciamo, la Formula E a Misano. È un campionato bellissimo, un campionato animato, un campionato nel quale non si sa prima chi vincerà la gara, un campionato combattuto fino alla fine, fino all'ultima curva. È un campionato nel quale che viene corso in una pista speciale adattissima a queste vetture, dove lo spettacolo sarà di altissimo livello, e quindi consiglio a tutti gli appassionati che sono appassionati di motorsport di dare una chance anche alla Formula E, di andarla a vedere in questo meraviglioso circuito, perché so che gli piacerà. E non vuol dire escludere le altre categorie di motorsport, vuol dire allargarsi a una nuova. Ecco, siamo nella Motor Valley, lì come sappiamo benissimo sono nati i grandi marchi dell'automobilismo mondiale, di una grandissima tradizione, si va per la prima volta con le monoposto elettriche. Cos'è, un'intrusione tra virgolette o uno stimolo in più? No, è certamente uno stimolo in più, è una presenza per certi versi dovuta all'elettrificazione delle vetture, anche quelle estremamente sportive. È una cosa che c'è, consolidata, che si sta diffondendo, che non deve, ripeto, andare in sostituzione delle altre, ma che viaggia in parallelo e quindi che va considerata. A partire dalla Motor Valley, cioè sostanzialmente diciamo dalla Dallara fino a scendere fino a Misano, quella è la lunga Motor Valley, e alcuni componenti delle nostre vetture da corsa sono fatte in Motor Valley, non ultimo lo chassis della vettura, che è fatta dai grandi ingegneri di Dallara, quindi è una vettura in parte concepita anche in Motor Valley, e quindi è giusto che sia lì. Grazie. Ciao, arrivederci.